Si è svolta questa mattina a Palazzo di Città Celje Messapica la presentazione del bando per l'assegnazione di finanziamenti per la promozione e lo sviluppo delle attività produttive nel centro storico della città della gastronomia per il 2019. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Caroli, dopo aver sperimentato lo scorso anno questa iniziativa, ha deciso di portare nuovamente a bando l'iniziativa che ha visto il sostegno dell'assessore alle attività produttive Mariangela Leporale e dei consiglieri Giovanni Gianfreda, Marcello Antelmi ed Angelo Perrino. Il centro storico è uno dei gioielli di Celje insieme all'agro e quindi la nostra attenzione è rivolta a riqualificarlo, a rilanciarlo, essendo stato trascurato nei decenni scorsi. Abbiamo questo gioiello che ora vorremmo arricchire di nuove idee, di nuove attività produttive che da una parte migliorano complessivamente la qualità del luogo, dall'altra parte offrono all'economia celiese, ai suoi giovani, alle sue donne magari, un'opportunità di impiego e di crescita che in tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo rappresentano un unicum nella provincia e nella regione. Trattasi di incentivi, di contributi a fondo perduto per aperture di attività commerciali nel centro storico. L'anno scorso abbiamo visto la partecipazione di 7-8 attività che hanno presentato domanda e che ha visto 5 o 6 vincitori di questo contributo. Quest'anno lo ripetiamo, ampliamo la platea, abbiamo previsto 40.000 euro quest'anno nel bilancio del comune e sarà così ripartito 5.000 a testa per 8 domande vincitrici del concorso. Il comune di Celje Messapica dà la possibilità a fondo perduto a queste nuove attività commerciali di poter realizzare la loro idea imprenditoriale. Dopo un'esperienza assolutamente positiva dello scorso anno, in cui ben 7 attività sono state finanziate, 5 delle quali già avviate e le successive, le 2 in fase di avviamento, non potevamo che con convinzione ripetere questa esperienza che lo scorso anno è stato sperimentale. Non molte modifiche sono state apportate rispetto al bando, semplicemente alcuni accorgimenti migliorativi rispetto al primo. Modifica fondamentale, questo sempre a favore delle attività, e la dotazione disposta per il 2019 che è di 40.000 euro rispetto ai 30.000 euro dello scorso anno, quindi con un contributo minimo di 5.000 euro per ogni attività, quindi arriveremo, speriamo, di finanziare ben 8 attività, nuove attività o nuove unità locali che decideranno di aprire nel nostro centro storico, secondo una planimetria ben precisa indicata nel bando. La bozza è stata approvata con delibera di giunta, nei prossimi giorni verrà pubblicato e quindi da lì 30 giorni poi per presentare le domande.